via, andiamo. Importante avere un sogno. Io sono
d'accordo con questa tesi di Mohamed Ali. Mi fa sempre un po' impressione nominare il tuo nome perché è così importante. E dicevo appunto, avere dei sogni è fondamentale, avere dei sogni, avere degli scopi, avere un progetto. Psicoanalista viennese, psicoanalisti, quegli esperti dell'anima, della psiche, un nome forse lo conoscete tutti, Sigmund Freud, ma ce n'è stato un altro altrettanto importante e famoso nella storia della psicoanalisi che si chiama Viktor Frankl. Gli psicoanalisti come mestiere hanno quello appunto di guarire dalle malattie della psiche, di guarire dalla nevrosi. Sosteneva che la nevrosi viene dalla mancanza di scopo. Quando una persona non ha un progetto, la sua vita è alla deriva, non ha scopo, la persona si perde. Abbiamo la malattia, lo star male. Quindi è fondamentale, do ragione a Mohamed Ali, l'importanza di avere dei sogni, sogni, scopi, fini, sono un po' la stessa cosa. È importante avere un progetto di vita perché senza di questo ci disperdiamo, non siamo più nulla. Quindi ecco, l'importanza di questo libro, e faccio i complimenti anche all'autrice che ha collaborato con te, una bellissima collaborazione tra una scrittrice e appunto l'atleta che viene da lontano, viene da un luogo da cui noi veniamo tutti, che è l'Africa. L'uomo viene dall'Africa, e poi da lì si è disperso su tutto il pianeta. Quindi è stata davvero una bella collaborazione, e io credo che mi auguro che ci sia un seguito a questo libro, che ci racconti le tue nuove battaglie, perché se in passato Mohamed Ali aveva il progetto di diventare un campione della boxe, oggi ha altri progetti, fra questi appunto quello di essere ambasciatore per i diversamente abili in Africa, quindi sta realizzando progetti per portare materiale come autoambulanze in Senegal. Ecco, questo. Speriamo ognuno di sentire anche queste storie. Un ultimo aspetto che volevo mettere in rilievo dopo la lettura di questo libro, che mi ha riavvicinato ad un ambiente, io per 40 anni ho fatto l'insegnante qui a Empoli, l'insegnante di storia e filosofia, però ho passato, non come il suo, però ho passato pugilistico, ho girato per una decina d'anni, tante professionista. E non ho fatto una gran carriera, però sono stato tante volte sul ring. Ho guadagnato, diciamo, la mia attività pugile è stata più come quella di spending partner, erano gli anni 70, cioè, no, una volta al mese c'era un campionato del mondo a Roma, venivano Monzon, Gavindens, tutti questi grandi pugili argentini. E io guadagnavo da vivere facendo lo spending partner, che è quello che è il brutto mestiere, che è quello che allena i campioni, allena i pugili. E questo volevo dire, rileggendo il libro mi sono un po' ritornato indietro. E c'è un aspetto che volevo sottolineare, che il ring è un ottimo strumento per conoscere se stessi. Prima abbiamo parlato di psicoanalisi, ma le psicoanalitiche costano, sono lunghe e difficili. Una ripresa sul ring invece ti permette di conoscerti in maniera efficacissima. Il ring ti dice se hai coraggio, se hai paura, se sei intelligente, se vali. Quindi non a caso del pugilato si sono interessati tutti
i grandi intellettuali, scrittori, penso a Omero, penso a Virgilio, nell'Eneide. Quindi la storia della letteratura, da quella più antica a quella più moderna, è piena di pagine di Pugilato. Non è un caso, perché Pugilato è un ottimo modo per conoscersi. E questo libro me l'ha fatto riscoprire. Io vi invito a leggerlo, perché è davvero una bella storia. Vedete che quando estate comprerete con casa la spiaggia, vi appariranno in maniera diversa. Ecco, io penso di poter cedere la parola a chi è il prossimo ad intervenire. Bene, ecco, io volevo fare una domanda, Rita. Rita, io so che te... È sempre stata una mia sorpresa. Senti, volevo chiederti una domanda. Provi a parlare. Sì, non vorrei che per me scrive il tuo libro, come già detto più volte a Suave e Tadigliai, che ho detto, è stato un sogno che ci operava. E che, come dicevo prima, ho già detto tante altre volte, è giunta a tutti gli occhi, con la tua occhi, e ha prossimato le giubilate fino a tutto, infatti, pensando in domanda, no. Come è nata la stesura di questo libro? Buonasera a tutti, saluto tutti il pubblico, benissimo pubblico presente, il pubblico locale, l'assessore allo sport, il presidente del comitato regionale. Ringrazio il tuo cuore per Maria che ha organizzato tutto questo evento, ha fatto proprio di cuore, un bel lavoro. Le mie due bellissime bambine che mi hanno accompagnato, lui e Marese tu. La Fondazione Senegalese, il presidente Mohamedian di Empoli, il presidente qui di Melopelli. La collaborazione di questo libro si intitola diciamo Mohamed Ali, è voluto appunto da Franco Ligas, sicuramente che come di voi l'ha ascoltato una volta, era stato un commentatore sportivo della Mediaset. Durante una premiazione con la Rita Cruz, lo sono visti anche la Rita l'ha chiesto, Franco Ligas l'aveva chiesto se volevo scrivere un libro su Mohamed Ali. Rita aveva detto sì, certo. Rita ha pensato come lei, nel senso che dice, Franco Mohamed Ali. Franco Ligas ha detto no, veramente Mohamed Ali è da Pontedera, quindi è un ragazzo senegalese che mi fa farmacevato. E da lì è nata questa idea, infatti c'è scritto da un'idea di Franco Ligas. Mi ha contattato Rita Cruz tramite i social, Facebook, e ho detto che questa ragazza che mi ha contattato, cosa vorrei trovare, sarei innamorata di me, non lo so. Abbiamo fatto il contatto, da lì è nato da lontano, mi sa, 2014, abbiamo cominciato a scrivere questa storia che racconta la mia storia, il mio percorso, la mia vita da Senegal, nel lontano 79, quasi 79 sono, fino ad oggi. E come avete lavorato? C'è l'assessore del libro, com'è nata? Te gli raccontavi le storie, ma liberamente, oppure avevate una scaletta? Sì, è stato naturale, perché scrivere questa storia è stato per me come un incontro di box. Infatti l'ho detto a Rita, questo libro dobbiamo vincere il campionato del mondo di libro, perché l'abbiamo scritto proprio così. A volte lei mi veniva a dire cose in mente, mi mandava un messaggio e io dovevo rispondere. Se non potevo, magari chiamavo mia madre o mia nonna che è ancora in vita, o mio
ricordavo, mandavo a Rita e le scrivevo, a volte lei mi citava come su me, come un allenatore, di dire vai su, raccontami ancora, vai avanti. E io ecco perché questo libro è scritto bene come aver letto. E vorrei tornare indietro per dirvi veramente chi sono, perché mi chiamo Mohamed Ali, se posso farlo. Mi chiamo Mohamed Ali, come il grande campione Cassius Clay, che tanti di voi conoscono, ex Cassius Clay che diventò Mohamed Ali, perché mio padre Musa era un pugile, un amante della boxe, è stato 5 volte campione del Senegal. Quando sono nato, addirittura prima di nascere, come lui amava tantissimo Mohamed Ali, che seguiva la boxe. Mia mamma era incinta e avevo detto se nasce un maschio femmina io l'avrei chiamato Mohamed Ali, per fortuna sono nato maschio. E sono nato maschio, mi ha chiamato Mohamed Ali, la casa, cioè i suoi familiari hanno detto ma perché l'hai chiamato Mohamed Ali, chi è questo Mohamed Ali? C'è una dei familiari che voleva prendere un altro nome della famiglia, un po' arrabbiato perché non sarebbe che fosse Mohamed Ali. Per fortuna nel 79, nell'80, 79 e 80 è venuto un nuovo allenatore in Senegal. Loro più bianchi con lui sempre l'hanno presentato all'epoca con l'ambasciatore americano, abbiamo festeggiato, c'erano i giornali che avevano scritto, avevo appena 5 mesi. Se vedete il libro, se che pure lo prende, se non le fonti che lo testimoniano questa verità. Mi ricordo benissimo, era il giornale del Sole, l'unico dell'Africa occidentale, il 3 di febbraio, l'80 del 3 di febbraio. Mohamed Ali aveva fatto un'esibizione, era andato in braccia, addirittura volevo portarmi con sé, però mia madre, come io ero il primo figlio della mia mamma, mia madre ha affrontato per pieno, quindi sono rimasto adesso, stavo io, sono rimasto in Senegal. Lui è partito e io, ciò che mi racconta mia madre e mio padre, avevano fatto una bellissima festa, c'era la televisione, avevano scritto i giornali, tutto quanto. E lui è andato via, io sono continuato a vivere fino all'età, ciò che mi ricordo io fatto dove inizia il libro, all'età di 10 anni, nell'89, perché è tornato la seconda visita del campione, addirittura il titolo del giornale Soleil era la seconda, la deuxième visite di champion, era la seconda visita del campione americano. Siamo andati a vederlo, a incontrare nell'albergo Hotel Teranga, vicino al porto del Senegal, di Dakar. Da lì abbiamo parlato, ecco le foto, abbiamo parlato, io non avevo capito bene l'inglese, abbiamo parlato un po', mi parlava, mi faceva capire tutto quanto. E poi è tornato di nuovo in America. E da lì ho cominciato il mio percorso con la pugilistica, sotto il guidamento di mio carissimo padre Musa, che è venuto a mancare un anno fa, il 15 di marzo dell'anno scorso, e la federazione pugilistica senegalese mi ha convocato da 11 anni, dove avevo vinto l'incontro sui occhi di tutti. È il mio primo incontro, perché è bello, perché è stato il memorial di Padensecchi. Padensecchi forse che uno lo conosce, che l'Irlanda lo dovrà conoscere. Padensecchi è stato il primo campione del mondo africano di pugilato e di senegalese. L'hanno ucciso in America, rimpatriavano le sue ossa. A quell'occasione lì, al suo primo memorial, io ho fatto il mio primo incontro. E ho combattuto con uno che si chiamava Hakim. E io mi chiamo Mohamed, forse un senegalese che uno capirà ciò che vuol dire Ulisse Semente. Ho vinto l'incontro, il primo incontro.
anni, poi del 98, 99 e 2000. Se mi fermo qui così lei potrà fare altre domande, se no proseguo. Le domande le possiamo fare anche dopo. Sì, vediamo. Facciamo una prova per vedere se il collegamento è migliore. Poi
storia. E soprattutto mi interessava, perché di forte attualità, capire quali sono stati i tuoi sentimenti quando hai scoperto che eri irregolare, quando hai scoperto che sei arrivato in Europa, prima in Francia, poi in Italia, e poi hai scoperto che senza documenti sei perso. Sì, è bellissimo. Fino al 97, quindi da Piazza, 98-99, e poi 2000 è arrivato, diciamo, io le Olimpiadi di Sydney. La squadra nazionale ci ha mandato a fare delle qualificazioni in Egitto. Prima abbiamo fatto Francia, poi dopo siamo ritornati in Egitto con una preparazione di solito. Come siamo un paese africano un po' debole, non so più parlato lì, abbiamo perso, abbiamo perso le qualificazioni e ero ritornato in Zecca. Fino a un certo punto ho detto a mio padre: ascoltami, se io non vado fuori per il rimesso qui non smetto di fare la boxe. Mio padre: allora vediamo come puoi fare per arrivare a andare via di nuovo. Per fortuna sono andato, ritornato lasciata in Francia, come ero già stato in Francia, ho richiesto il visto, ma sono arrivato in Francia nel 2000, fatto lì da una casa di mio amico di infanzia che si chiama Da, che vedete anche nel libro, mi ha dato la specialità per un breve tempo, avevo solo 3 mesi, e ho girato tutte le palestre, l'unica cosa che sentivo dire sei regolare. Abbiamo deciso di dire no, non ce l'ho. A un certo punto ho detto: se rimango qui scade il visto, in Francia avrò difficoltà a raggiungere dei confini, a attraversare per arrivare in Italia, e se resto qui diventa anche un'altra problematica. Ho detto: vado via prima che sia tardi. Ho chiamato mio cugino, il cugino che è nipote di mio padre, è stato anche campione del Senegal, è stato allenato da mio padre Musa, è stato campione del Senegal nel 1986, abitava a Brescia. Ho detto: ascolta, io arrivo perché qui non ho possibilità di poter rimanere, non c'ho documento. Lui ha detto: vieni. Sono arrivato, ho preso un treno, sono arrivato a Brescia. Arrivando a Brescia, mi ha aspettato lì alla stazione, mi ha portato a casa sua. Per un breve di tempo andavo lì, ho girato a andare lì per vedere se più cosa cambia, perché a Brescia c'erano dei paesi di montagna, l'industria, tutto quanto. Invece in Toscana c'è il mare, voglio andare a fare delle spiagge, il fumo, non mi avevo detto così. Ho detto: siamo mio cugino, vado lì. Sono arrivato in Toscana. 2 o 3 giorni dopo lui dice: non c'è altro da fare che ti comprare, così ti comprare. Il venditore non può andare. Devi prendere la merce, fazzoletti, accendini, e poi vai nei mercati settimanali e poi vendi, oppure nei parcheggi. Poi vi racconterei successivamente una cosa bellissima ai ruoli, che venivo forse a vendere poi il mercato settimanale ogni giovedì, dopo il ponte. Questa storia mi è rimasta a cuore e poi ci arrivo. Comincio a vendere, andavo al mare l'estate, a Firenze, di Fredi, a Empoli, e poi un giorno ritornando a casa, dopo aver fatto il mio lavoro, perché non potevo trovare lavoro, come tanti dei miei connazionali che hanno avuto sogni, sono arrivato qui, sono in camera, io invece ho detto no. Sono arrivato a Pontedera, fortunatamente Pontedera aveva già la cultura della boxe, e ci fu il campione Alessandro Mazzini, campione del mondo, quindi non ho trovato la palestra, mi cercavo, ma già dove sono arrivato c'è già la cultura della boxe. Il pugilato c'è stato già un campione, però la palestra non c'era. C'era Fabiano Angelini, che è deceduto, che conosce bene in Irlanda, Giovanni Cantadano e Riccardo Emiliano.
niente, hanno provato a cercarmi la soluzione, vedere se in questura poteva avere i documenti, tutto quanto. Sicuramente avevano contattato anche Ghirlanda, che a quell'epoca è stato presidente del comitato regionale, per vedere se c'era una possibilità di avere questa fonte, perché senza ciò non c'era niente da fare. Io continuavo la mia storia, nel senso, continuavo ad andare a vendere. A un giorno sono andato a Firenze, Firenze dei Fredi, e ritornando a casa, cioè, ho preso un treno, e quel treno, dentro il vagone c'è stata una ragazza, si è seduta di fronte a me, che stava cantando una canzone, e io, come sono un provocatore da luce, le ho detto: cosa stai cantando? E volevo attaccare il bottone, come si dice. Però da allora non capivo l'italiano, perché l'italiano era basilare. Appena appena parlavo potevo dire ciao, queste cose qui, come ti chiami. E poi la ragazza mi risponde, mi chiama Federica, abbiamo scambiato un paio di parole. Arrivando a Firenze di Firenze per cambiare il treno, sono sceso, non sono andata via però subito, sono rimasto. Non sapevo il perché, e lo salutai e lei andò via, perché lei doveva andare in Sicilia. Andata via, era il 4 di gennaio del 2002, mi ricordo benissimo la data. Prima di scendere però l'ho chiesto: mi potresti dare il tuo numero di telefono? Ma l'avevo scritto in un telefono, sono viaggiata, mi ricordo benissimo il colore, e poi sono andata via a Pontedera, tornando da comprare da mano. Arrivato dai miei amici da allora, ho detto: carissimo, io ho trovato una bella ragazza. Tu ti sembri le solite cose, hai trovato, questa volta ho trovato. Vediamo. Io dopo una settimana ho detto: lascio passare un po' di tempo. Mi organizzavo, cercavo anche sul dizionario francese le parole che dovevo usare se chiamava lei. E ho chiamato, mi chiesto come devi legarci che mi incontra sul treno. Sì, mi ricordo, allora vorrei dire solamente una cosa: vorresti essere la mia ragazza o mia amica? Subito dal cucile. Lei mi dice: no, io non ho tempo, se vuoi essere la tua ragazza. Allora, da lì è nata la nostra relazione. Sembra un disegno così di dirmi. Da lì abbiamo cominciato a scrivere delle lettere, io andavo a cercare sui dizionari, tante parole, e poi lei mi scrive. Da quante volte mi veniva a trovare in Toscana, a casa mia, a casa del mio cugino, e poi è ritornata via. L'agosto 12 agosto del 2002 ci siamo sposati, da lì ho cominciato a dire la mia carriera, nel senso ho potuto avere i documenti. Faccio un flashback un po', perché prima di questa cosa qui mio cugino mi ha buttato fuori casa. Ora riflettendo, ho detto: non era neanche cattiveria, perché lui diceva: tu vieni dal Senegal, i tuoi genitori hanno fatto la cultura di mandare in Occidente, come ogni immigrato che sogna di arrivare in Occidente per lavorare con la sua famiglia. Però nel mio caso, come tanti di noi, come diceva lei, ognuno ha un sogno, tanti arrivano con dei sogni, ma non riesci a poter realizzare, ti devi fermare perché cambiano le cose. Invece io sono stato duro, sono stato forte, ho avuto anche fortuna, posso dire così. Ho anche realizzato oltre i miei sogni, i sogni di mio padre, perché mio padre ci teneva a farmi che vedermi il campione. Quindi ho detto: se io mollo, i sogni di mio padre, e i miei sogni non si realizzano mai. Quindi ho voluto a tutti questi diventare ciò che sono diventato. Primo incontro, anche che non è andata malissimo, perché ho perso il papà, ho detto: non mollo, vado avanti. Ho ricombattuto con la stessa persona, abbiamo fatto pari, e da lì è cominciata la mia carriera. Mi ha convocato, per fortuna, delle Marche, ho combattuto delle Marche. C'era l'ex presidente della Federazione Crociolistica, Franco Facinelli, che mi aveva convocato alla Nazionale del Montano 2003. E lì ho cominciato a frequentare la Nazionale, e
una gara mi è andata male, ho subito, perché siamo andati a, in America del Sud, a San Domenico, con la natura italiana, e da lì sono andato via, mi hanno fermato di ABA, perché pensavo che volevo scappare in America, perché tutti avevano il passaporto italiano tranne me, perché io stavo aspettando il passaporto, avevo solo questo giorno, quindi l'organizzazione della federazione dovevano farmi avere un visto di transfer, invece magari loro hanno dovuto avere le scuole nazionali, quindi non è passato per voi, invece non è stato così. Arrivando in America mi hanno provato, mi hanno tenuto lì in prigione, dentro una gabbia, posso dirlo. Infatti avevo tante domande, requisiti, toccato da tutte le parti. E quando lo sapevo veramente che ero un pugile, ero di Vasco della Nazionale, dopo aver fatto delle agitazioni, mi hanno lasciato andare. Un fuso orario, avevo 6 ore di fuso orario. Ho preso il volo accompagnato da 2 carabinieri della frontiera politica. Mi hanno accompagnato, ho preso il volo per il Vasco. Con un messicano ho vinto e nonostante tutte le difficoltà e secondo io contro ho perso quelli che ero a casa già quando guardo di carriera che ho preso un calciotto fortissimo e vedevo tutto nero, ho detto ti cucinato magari prendo un corpo e ti a un certo punto poi ti passa, invece questo non è stato il caso. E sono ritornato a Potera passando dalla Francia perché non potevo passare da Miami. Arrivato a casa a Potera ho detto a mia moglie ascoltami, qui c'è qualcosa che non torna, non vedo bene, vedo tutto nero, no? Siamo andati all'ospedale all'otto di Potera, appena che mi ha visto c'è un distacco foromaculare, un distacco della retina, c'è un'urgenza, bisogna farsi subito l'intervento. È finita, il 3 minuti è finita la mia carriera e mi hanno mandato subito a Pisa, da dottor Rizzo, forse che uno lo conosce, è stato Rizzo, è stato il primo arrivo dell'ospedale di Santa Chiara e mi ha fatto l'intervento. E la federazione pugilistica mi ha scritto e qui ho testimoniato l'ex presidente Germanda, mi hanno detto che non potevo più combattere, insomma mi hanno vietato di combattere giustamente per salvaguardare la reserva e ho detto ma la mia carriera è finita, come devo fare ora dopo tutti questi sogni e questi sacrifici per arrivare sui miei padri, cosa dovrei fare ora? Per fortuna questa dottore, Stanley Rizzo, mi ha scritto non sei il primo a avere distacco della retina e non sarai nemmeno di più. Quindi mi prendo la responsabilità di firmare che potrei benissimo ricombattere. E sfido qualsiasi persona, quindi lui è stato un pilastro, un asso della mia carriera pugilistica. E nel 2004 si fu l'82esimo campionato italiano di pugilato e questi incontri vorrei farvi vedere ora e poi dopo proseguire a raccontarvi un po' la storia come andata. Forza, non vorrei dire che è andato sulla tappa. No, è stato bravo perché anch'io
da
quindi è stato disegnato l'incontro dell'anno con Andrea Di Pisa di Monte, è un gruppo fatto da un grande Europa, non è andata bene, poi ho perso con il Brasso, poi l'ultimo incontro l'ho fatto nel 2016 a Roma con De Carlos e quindi ho smesso di dare. Ormai però avevi problemi sempre più vistosi con la vista, quindi purtroppo il distacco della retina è un incidente frequente da quelli che praticano sport di combattimento, in particolare il pugilato. Come ne sei giunto a questa decisione, quella di interrompere la carriera, visto che insomma avevi vinto la stragrande maggioranza degli incontri, eri ancora giovane, ecco insomma, come sei giunto a dire la parola fine, ci vuole coraggio? Grazie.
che sei tu a noi, ma scusate, che cosa c'entra la carottina, Rodrigo? E ok, mi impedisce di muovermi da sola, però non è che mi impedisce di studiare, mi impedisce di parlare, o mi impedisce di avere per dirmi quante barriere culturali di studi a parte fondamentalità, compresa, la nostra società guarda alla perfezione, dimenticandosi che la perfezione non è un numero di vita, come la perfezione di vita, quindi non spero sempre. Bene. Bene, noi ti auguriamo buon lavoro e come vediamo l'intervento del pubblico. Bene, se c'è qualcuno che vuole fare ulteriori domande. Hai, tra l'altro. Lo conosco da tutte le sue gesta tecniche, atletiche, da quando era fucile qui in Italia. Lo volevo ringraziare perché io sono un tecnico di pugilato, ma sono cristiano, sono sempre avanti Firenze, lo su Montelupo. Ho una palestra dove frequentano i bambini. Amo e ringrazio la mia indiana perché il mio percorso da tecnico, vedere anche l'esperienza di altri mi ha aiutato tanto. E per esempio vedere anche Alim Diae, che io ho visto tutti i suoi combattimenti, per esempio anche con Deschenko lì a Pontedera, vederlo volteggiare su linee con quei movimenti felpati, cioè. Però non solo quello, cioè io mi giravo sulle spalle, c'erano tutti i ragazzi senegalesi che scandivano con tamburi, con colori vivaci, cioè c'era un'area di integrazione. Cioè lo sport insegna l'integrazione e questo ha ulteriormente rafforzato nel mio bagaglio tecnico questa particolare essenza dello sport, fra il quale il pugilato. Quindi Alì per me è un messaggero di tante situazioni positive e lui lo sta continuando perché ambasciatore dei disabili, dei diversamente abili in Africa, cioè è un ruolo importantissimo, è un uomo dei valori, come meraviglia lì. Quindi non solo da sportivo, ma proprio da uomo, e lo ringrazio. Che rivolgo a te in quanto sei stato da campione è come se ti stupero la sconfitta. Io posso rispondere semplicemente come rispondeva Mohamed Ali, il grande Mohamed Ali, diceva io non perdo mai, perché dalle sconfitte imparo. Quindi avere una sconfitta è come vincere, perché sei consapevole di ciò che ti manca, le tue mancanze, dove devi migliorare, dove devi rafforzare per andare avanti. Quindi perdere va bene, hai sempre vinto. Ma che tu per grande momento di scendere delle mie sconfitte ho vinto, perché da lì sono le mie mancanze per poter migliorare. Bella anche la risposta. C'è ancora una terza domanda? Concludiamo. Volevo spendere anch'io due parole per Alì perché il momento dello splendore della tua carriera l'ho conosciuto anch'io, l'ho conosciuto. Sei stato ad esempio, soprattutto dentro e fuori dal ring. Ci siamo conosciuti di persona, abbiamo intrapreso qui per Empoli, oltre questo evento, siamo andati a parlare con la Misericordia, con le assistenze, era qui presente in sala un responsabile, guardiamo di portare avanti questo progetto che abbiamo
cercato di creare, che abbiamo creato, portiamolo avanti. E poi volevo ringraziare Giuseppe, che sei venuto, un personaggio che conosce bene lì, perciò vorrei che magari tu dicessi qualche cosa di te. Sei una figura storica di Pugilato Toscano, ti conosco da quando ero bambino, da quando ho cominciato. Con Paolo il filmino fu terminato alla Romoli, lui ci aveva qualche anno, era piccino, quindi era io qui, Sandro Mazzini qui accanto a me, c'era anche lui, c'era, sono passati 25 anni, 98, un anno, ci aveva poco più di un anno. E vorrei, avrei piacere di far parlare Ghirlanda, perché Ghirlanda è stato presidente del Comitato Regionale Toscano quando lì combatteva, maestro benemerito della Federazione Pugilistica, promotore dei giochi della gioventù toscana, giusto? Se dico qualcosa di sbagliato, perdonami. Responsabile del settore giovanile, ed ha portato la regione toscana ai primi posti in Italia. Uno dei migliori presidenti dei comitati regionali d'Italia. Passo la parola a Giuseppe. Non so che cosa dire della realtà, so che ho fatto sempre il mio dovere e quando ho incontrato questi ragazzi tipo Alini di Ae, ho cercato di dare indietro i tardi, si parla di 20 anni fa, quando lui mi sembra bravo in un albergo, perché lì si è nato un buon rapporto, continuando. Io faccio quello che credo poter fare il meglio possibile. Lo sport è meraviglioso, bisogna però, così dicevo, bisogna saperlo accettare, prendere per quello che è e portarselo dietro. Non è una, sembra forse una sciocchezza, no? Però non è una cosa molto semplice. Io ho incontrato lì, erano momenti particolari, l'ho aiutato, ho cercato. E poi sono andato avanti, ecco, io quello che ho fatto poi, i titoli, quello che tanto, quelle ragazze, quelli vanno in prega, non si conta nemmeno. Ecco, tutto lì, scusatemi, ma questa considerazione è... Così. Possiamo salutare tutti? Vorrei dire anche magari istituzionalmente chiedendo anche all'assessore allo sport, nel senso sicuramente ci sono tanti stranieri, io mi ritengo anche straniero, oltre ad essere un discendente, oltre ad essere un campione italiano. Qui ci sono dei miei connazionali senegalesi, che ma per, cioè, sfortunatamente siamo nel mese di Ramadan, quindi l'orario 18:30 si spezza più giù, quindi tanti non sono potuti venire. Tanti di loro hanno dei bambini a giovane età. Sulla politica dello sport, se il comune di Empoli sta facendo che cosa per facilitare o per avvicinare a questi ragazzi di poter fare lo sport, perché lo sport è un mezzo che aiuta, che ti fa avvicinare le persone, che ti dà, direi, tante valori su questa cosa. Grazie a tutti, buonasera.
Allora, brevemente, vista l'ora, oggi da Mohamed abbiamo sentito una storia di integrazione, di speranza attraverso lo sport, prima di tutto. Integrazione perché nel racconto abbiamo sentito tutti che la voglia di fare pugilato è stato il motore che gli ha fatto fare anche tutte quelle altre cose, che gli ha dato la carica per poter fare le altre cose. E non è semplice avere questa grinta qui e avere la determinazione per farlo. Forse non è un caso che Mohamed abbia fatto il pugile, perché per stare su un ring ti devi confrontare prima di tutto, credo, con te stesso, e devi avere la forza di superare prima i tuoi limiti, poi quelli che ti sta di fronte. Ma se non superi prima i tuoi limiti per sui ring, secondo me non tu ci sali nemmeno. E poi io credo che la seconda dose di Mohamed, la raccontata nella parte finale, sia l'equilibrio, la parte dell'equilibrio in un pugile è fondamentale, perché è quella che ti fa star piedi. E l'equilibrio che lui probabilmente tutti i giorni praticava sul ring l'ha avuto anche quando, presentandosi il problema di salute, ha detto che metto sul piatto della bilancia lo sport e metto sul piatto della bilancia la famiglia, e ha avuto l'equilibrio di dire ok, mi fermo al momento giusto. E non è da tutti, spesso ti perdi nelle passioni che hai, spesso rischi di perderti, ci rimani un po' bruciato se non hai questo grande equilibrio. Però ecco, la possibilità di essersi fatto una famiglia qui gli ha dato quel peso su quel piatto della bilancia che l'ha fatto stare in piedi nella vita. Io con lo sport mi ci confronto tutti i giorni, e è una roba molto delicata, fatta di tanti pesi, di tanti contrappesi, come muovi un pezzettino, rischi di inceppare tutto il meccanismo, quindi devi andarci sempre in maniera un po' così, un po' equilibrata, ecco, per riprendere il concetto che si diceva un po' anzi. Io ringrazio di aver trovato all'interno della compagine polese una società di box, persone che hanno fatto la box, persone che stanno facendo la box, e durante questi ormai 9 anni mi sono ritrovato anche in alterne vicende a difendermi da le varie vicissitudini che si sono provate. Noi come amministrazione ci siamo battuti affinché la box di Empoli rimanesse all'interno del circolo di contorno, perché ritenevamo questa un presidio che ha aiutato tanti ragazzi. Prima c'era il Maremma, c'era il figliolo di San Severino. Abbiamo provato anche a rilanciare la box in un periodo non semplice, perché si diceva prima, come diceva l'autrice, la box sta vivendo un momento di down, forse dopo Mike Tyson alla fine degli anni 80 ha vissuto un momento di down. Io mi ricordo quando ero ragazzino negli anni 80, c'era non solo le nottate che si guardava la box americana, ma c'era anche tanta box italiana, Maurizio Stecca, Patrizio Riva, c'era tanto clamore intorno a questo sport, la trasmettevano le reti nazionali, e credo che sia importante avere anche una capacità delle televisioni mainstream di
divulgare, perché è una grande maestra di vita questa disciplina, e spero che, come tutte le cose cicliche, al momento in cui siamo sulla fase down si possa riavere un picco, una risalita, perché chiaramente noi siamo un'amministrazione locale, possiamo agire a livello locale per tenere, diciamo, sveglia, viva il movimento pugilistico, però insomma per fare i numeri ci vuole anche la ripresa dal punto di vista dei grandi mezzi di comunicazione. Poi tutta una ruota che gira, se riparte l'ingranaggio riparte tutto. Io ringrazio qui di aver avuto Irlanda, che ci si conosce da tempo, ormai ne ho già un pezzetto, si è fatto diverse cose insieme a Iconi, e anche l'attuale presidente della Federazione Toscana, che è Franco Pierazzoni. La federazione passata, diciamo, la federazione presente qui è una cosa molto significativa. Noi ci proviamo ad andare avanti, proviamo a tenere vivo questo sport, sperando che anche a livello nazionale si ricominci a credere in questo sport. Al momento in cui il livello nazionale ci prenderà per mano, noi come entità locale, si diceva prima di Pontedera, che ha una grande tradizione pugilistica, o Mazzini, ma anche Firenze, dove c'è stato l'amministrazione fiorentina, ha portato il ring nei palazzi più belli, ricordo una serie di incontri di box della centralissima Palazzo Vecchio. Insomma, noi come amministrazioni locali credo che ci siamo. Al momento in cui il livello nazionale ci prenderà per mano e ci aiuterà a riportarlo avanti, sapremo che si passa volentieri anche il testimone. Noi, passate un termine motorifero, la macchina al minimo si è tenuta accesa con la benzina e anche in buone condizioni di uso e manutenzione. Spero veramente di tornare a vedere come quando ero ragazzino le nottate della box alla televisione, perché insomma fanno parte anche dei miei ricordi romantici, e credo che faccia parte un po' dei ricordi di tutti noi. Grazie. Giovani, a portare questo nome
che ti ha causato è importante, un nome importante. Ecco. E poi volevo a questi punti chiamare i nostri ragazzi che hanno partecipato ai tornei in Etruria dal 11 di febbraio al 19 marzo. C'è stato questo importantissimo torneo a Firenze dove le due società, Nepi e Etruria, si sono messe insieme per organizzare un torneo con 235 pugili da 10 regioni di tutta Italia. Un evento importante dove anche i nostri quattro ragazzi hanno partecipato. E volevo chiamare Giorgio Scarpino. Quel match è stato molto bravo, il tecnico
sono arrivato anch'io abbastanza lontano, cioè. E niente, ora devo rifare diciamo il campionato d'Italia per i professionisti della categoria dei medio massimi. 22 aprile, prossimo mese, che si sarà in Puglia il Palazzetto. E niente, io mi sto allenando tanto per fare, per vincere, diciamo, questa cintura. Un saluto a tutti. Pensate anche che era 47 anni che a Empoli non veniva fatto un titolo italiano. Il titolo italiano ci fu il 2 di luglio o il 7 luglio, mi sembra il 2 di luglio di 76, fra Burgio e Paramonti. Paramonti aveva battuto Nicola Bernici di 75, se non ricordo male, e mi pare assomigliana, infatti c'è veramente un duello a posto dove sono avvenuti questi incontri, perché sto facendo delle ricerche, ho un po' da più da fine a settembre-ottobre con pensione, perciò avrò modo di mettere tardi ai foto e fare un po' di una storia anche di Pugilato e Polesi, di mettere un duello tra sé da al suo giusto posto, perché insomma anche qui a Empoli Pugilato è di vecchia data. Ora vi sto a dire quando la prima palestra è stata aperta a Empoli di Pugilato, è stata aperta nella solita sede di dove siamo ora, c'era il vecchio Lencioni, lo zio di Vasco, c'era aprì la prima palestra a Empoli e lì dove siamo ora, e dopo nel 2008 è stata ricordata di dove siamo ora, è stata ricordata. Cioè, insomma, poi lasciamola la prossima volta. Ora cerchiamo di fare mente locale a questa bella serata e a lì ci ha regalato. Grazie. Dentro e fuori. Thank you.